ha riposto giro di vite sul rispetto della raccolta differenziata. A quasi un mese dall'avvio del nuovo servizio, l'amministrazione ha scelto di adottare la linea dura nei confronti dei trasgressori. Sono infatti in corso controlli della Polizia Municipale, che già questa mattina ha elevato 3 multe in via Concordia per abbandono indiscriminato di rifiuti domestici impropri, laddove una volta c'erano i cassonetti, creando così delle microdiscariche sul bordo del marciapiede. A partire da qualche giorno, amministrazione TEC, ditta vincitrice dell'appalto ecologico settennale, stanno promuovendo sul territorio alcune manifestazioni rivolte ad adulti e bambini, volte alla sensibilizzazione sulla cultura della raccolta differenziata, al fine di educare i cittadini a differenziare e a seguire il programma dell'ecocalendario. Parallelamente, da questa mattina, come dicevamo, la polizia locale ha intensificato i controlli nel centro storico ed è partita la tolleranza zero nei confronti dei trasgressori. In azione una task force costituita dal comandante dei vigili Matteo Cavallaro, dall'operatore accertatore Francesco Privitera e dal geometra Giovanni Caltabiano dell'ufficio tecnico del comune. Attualmente la prima zona di attivazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta è quella compresa fra Viale Libertà e Via Vespri. Le vie interessate sono inoltre Via Veneto, Via Piave, Via Crispi, Via Vaccarini, Via Marconi, Via Roma Nord, Via Granata, Corso Italia, Via Cavour, Via Concordia, Via Etna, Via Cialdini nel tratto compreso fra Via Crispi e Via Libertà, Via Cascino nel tratto compreso tra Via Roma e Via Libertà, Via Libertà nel tratto compreso fra Via Granata e Via Cascino. Nei prossimi giorni il servizio porta a porta si estenderà in un'altra zona del comune.